Ciao ragazzi, bentornati qui con me, Chef Fabio, nella Cucina per Tutti. Come state? Mi sto riproponendo in questo periodo di pubblicare per voi qui sul canale delle ricette che fanno parte della nostra tradizione culinaria, della nostra tradizione italiana. E un po' come avevamo fatto per il tiramisù qualche ricetta fa, oggi facciamo un grande classico, ovvero la pasta con il cavolfiore. Vi piace? Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti, non siate timidi. Quindi, se siamo curiosi di vedere come realizzare quest'ottimo piatto, non ci resta che metterci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Vediamo quindi quali sono gli ingredienti che ci serviranno. Allora, avremo bisogno di mezzo cavolo, poi 160 g di pasta. Io utilizzo le pipe rigate perché mi piace molto come trattiene il sugo questo tipo di pasta. Anche i pezzettini di cavolfiore che vanno all'interno, mi piace tantissimo. 3 acciughe, mi raccomando, di quelle buone. 5 g di basilico secco. Poi avremo bisogno di una fogliolina di alloro. Uno scalogno. Poi avremo bisogno anche di olio al peperoncino, questo l'ho fatto in casa, daremo un sapore molto buono a questo soffritto. Sale, olio d'oliva ovviamente, e del pepe. Non ci resta che metterci al lavoro. Il primo lavoro da fare sarà quello di andare a prendere il cavolfiore e pulirlo. Iniziamo togliendo tutte queste parti coriacee, dure. Talvolta se diciamo questo cuore, questa parte è tenera, possiamo anche decidere di tenerla. Però in questo caso è abbastanza dura, quindi la vado ad eliminare tutta quanta. Vado a tagliare anche tutta questa parte, vedete, perché è la parte del gambo che risulta anch'essa dura. Quindi vado a prendere il coltello e incido. Una volta arrivati a questo punto, possiamo decidere se andare a spezzettare a mano, in questo modo, oppure andare a tagliare con il coltello, in base a come volete essere più comodi. Sicuramente il consiglio che vi posso dare è che, siccome dovremmo andare a fare una prima bollitura prima di andarle a soffriggere con tutti gli altri ingredienti, è quella di tenere dei pezzettini piccoli, diciamo, come questo. Vi permetterà quindi una bollitura un po' più veloce. Ecco qua ragazzi, questo era l'ultimo pezzettino, io ho terminato, vado a sciacquare il cavolfiore e poi ci vediamo ai fornelli così gli facciamo fare il primo processo di cottura, ovvero la bollitura. Ora che la verdura è pulita, ho preparato una pentola con dell'acqua, accendo il fuoco e vado proprio a trasferire la verdura nell'acqua. Vi ricordate, tra gli ingredienti ho anche presentato la foglia di alloro, noi questa la andiamo a mettere proprio in fase di bollitura. Questo renderà il piatto, il sughetto, molto più equilibrato, quindi vi consiglio di fare così. Quanto li facciamo cuocere? Beh, circa una mezz'oretta. Andate magari a toccare con una forchetta e quando cominciano a risultare morbidi possiamo spegnere. Quindi ci vediamo fra poco. Siccome siamo addirittura d'arrivo con la cottura e la bollitura del cavolfiore, portiamoci avanti. Quindi prendiamo lo scalogno, lo andiamo come sempre a pulire. Dopodiché lo tagliamo a listarelle in questo modo e lo tagliamo sminuzzandolo per andarlo a mettere in padella. Non ci fate caso, ma io piango pure con lo scalogno, quindi se nel video mi vedete un po' con gli occhi strani, lucidi o rossi, non vi preoccupate, purtroppo io piango anche con lo scalogno. Benissimo, lo adagiamo in padella. Prendiamo gli ultimi rimasugli, dopodiché ci mettiamo l'olio, siamo generosi, scusatemi, niente da piangere, e poi, come vi dicevo prima, per aromatizzarlo e dargli quel sapore un pochino più piccantino, questo tra l'altro, come vi dicevo prima, è un olio fatto in casa, quindi è favoloso, prendiamo questo bell'olio al peperoncino, bello colorato, e andiamo a prendere sicuramente un bel cucchiaino generoso e andiamo a prendere anche un pochino di peperoncino. Quindi invece di andarci a mettere semplicemente il peperoncino intero, che quindi sì, gli dà il sapore, però diciamo rimane un sapore semplicemente un pochino piccante, con l'olio aromatizzato al peperoncino gli diamo quel tocco in più. Diciamo che il peperoncino si sente un pochino di più, non necessariamente la sua piccantezza, ma anche il suo sapore. Quindi vediamo a che punto sono ora le verdure e poi ci trasferiamo in padella per iniziare a soffriggere il nostro cavolfiore.
Siamo pronti, andiamo a spegnere il fuoco e vado a scolare. Ora metto sulla padella, accendo il fuoco e mancavano da mettere solo le acciughe, quindi le vado a inserire nella padella. Aspettiamo che lo scalogno cominci a sudare e che anche le alici, le acciughe comincino a sciogliersi e quindi rilasciare quel bel saporino nel soffritto, e possiamo andare poi ad inserire il cavolfiore. Come ora la preparazione del sughetto è abbastanza veloce, abbastanza immediata, ho preparato la pentola con l'acqua per andare a cuocere la pasta. Ho acceso il fuoco ed è praticamente arrivato il momento di andare a mettere il nostro cavolfiore. Eccolo qua. Andiamo pure ad eliminare la foglia di alloro, tanto non serve più. E piano piano lasciamo insaporire e spezzettiamo per bene tutti i nostri fiori, tutta la nostra verdura. Mamma che profumino, ragazzi, mamma che profumino! Andrei a gustarmene così, anche con un pochino di pane. Allora, aggiustiamo di sale, quindi prendiamo una bella presa e anche un'altra mezza. Dopodiché mettiamo un pochino di pepe e diciamo il tocco aromatico, quello finale, il nostro basilico secco. Saltiamo un po'. Altri 3 o 4 minuti e il nostro bel condimento, questo nostro bel sughetto è pronto. Un altro gocciolino prima di spegnere di olio. Perfetto, non spengo il fuoco, tiro semplicemente via la pentola, spengo il fuoco ovviamente dietro e mettiamo la pentola con l'acqua sul fornello più grande, così agevoliamo i tempi di bollitura. Una volta che bolle mettiamo la pasta e possiamo poi impiattare e condire tutto quanto. Ci vediamo dopo. Benissimo ragazzi, io ho buttato la pasta e precedentemente avevo messo solo un cucchiaino di sale, non due come faccio di solito, perché ovviamente il sughetto è abbastanza salato, c'era l'acciuga che gli ha dato una parte di salinità naturale, poi anche il sale che ho messo a mano, diciamo, ha reso il sugo abbastanza saporito. Tenete indietro di un minuto la cottura della pasta, perché come sapete se mettete un pochino d'acqua di cottura nel caso si dovesse asciugare troppo, quel minuto lo andiamo a recuperare sempre in fase di condimento. Quindi aspettiamo che la pasta è pronta e poi possiamo andare a impiattare. Prima di scolare la pasta, teniamo da parte un po' d'acqua di cottura. Benissimo, la pasta è pronta. Vado a scolare. Io ho rimesso questa volta la pasta nella pentola dove ha cotto. Non la vado a saltare, me la gestisco diversamente in questo caso. Mettiamo giusto un goccino d'acqua, dopo aver messo il condimento, e giriamo. Benissimo, siamo pronti per impiattare. Io sto impiattando, faccio un bel piatto generoso come sempre, perché chi mi conosce sa che mangio poco. No, scherzi a parte. Allora, prendiamo anche un pochino di olio di peperoncino e lo mettiamo giusto intorno, prima di metterci il sughettino. Non tanto, Giusto intorno così per sporcare il piatto. E anche un po' di basilico. Ed ecco il sughetto. Ultimiamo con un po' di pepe. Ed il piatto, cari amici, è pronto. Assaggiamo? Allora ragazzi, che ne pensate? Io sto già andando a irrorare la pasta con tutto il sughettino buono che abbiamo preparato, che tra l'altro avete visto è molto immediato, a parte la prebollitura del cavolfiore. Anche il portafoglio, vi assicuro, essendo che il cavolfiore non costa tanto, diciamo sta tranquillo. Inoltre abbiamo anche preparato un piatto di stagione con questo tipo di verdura. Dai, andiamo ad assaggiare, perché mi dicono che sono abbastanza prolisso, quindi bando alle ciance, sentiamo un po'. Ragazzi, è buonissimo, top davvero. So, c'è sempre il discorso che mi dite, ma se l'assaggi tu, la fai tu, sarà buona. Va bene, però provate a farlo, io ve lo dico sempre, fatemi sapere qui sotto nei commenti e datemi suggerimenti se qualcosa non va. Allora, andiamo un attimo a dire com'è il piatto. Allora, il piatto è un po' piccantino, ovviamente risalta questa nota di peperoncino, però è buonissimo. Poi si sente il basilico secco, diciamo da quell'aroma davvero molto fresco, e poi anche un pochino l'alloro che ha spinto quel sapore e l'ha reso un pochino più equilibrato. Ovviamente
ovviamente il pepe ci sta sempre bene, quindi provate a fare questa ricetta, sono sicuro vi verrà molto bene. E mi raccomando, seguitemi sulla mia pagina Instagram, La Cucina per Tutti 1.0, ma come sempre ormai lo sapete, vi metto in descrizione il link. Quindi da Chef Fabio e da questo ottimo primo, che ora mi vado a finire per l'ora di pranzo, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzuoli, ciao ciao!